Lo so che soffri e molto, ma non sono forse questi i gioielli dello sposo? Cari amici, pace e bene a tutti voi. E con gioia riprendiamo una nuova settimana, sempre da Pietrelcina, sempre dai luoghi di San Pio, sempre da questa chiesa parrocchiale, il santuario di Padre Pio, il santuario anche della Madonna della Libera. E continuiamo questo nostro cammino quaresimale accompagnati da Padre Pio e riusciamo a trovare nelle parole del nostro santo delle guide, ecco, delle parole che ci guidano nel cammino quotidiano. E oggi Padre Pio abbiamo sentito che usa, ecco, questi termini che fanno parte del linguaggio ascetico, spirituale del suo tempo, ma che possono essere anche utili per noi uomini moderni, potremmo dire, no? Persone che vivono in un'epoca moderna. Padre Pio dice a questa sua figlia spirituale che le sofferenze, i dolori, tutto quello che vive nel suo cuore, nel suo corpo, sono i gioielli dello sposo. È dura da comprendere questa parola, è dura da comprendere questo linguaggio. Come? La sofferenza, la croce, il dolore, quello che noi viviamo, quello che noi proviamo, Padre Pio dice che sono i gioielli dello sposo, è il regalo dello sposo. Il Signore regala la croce ai Suoi amici. Sapete, c'è un aneddoto della vita di Santa Teresa di Gesù, Santa Teresa la Grande, anche lei ha vissuto una vita mistica molto intensa, molto profonda, molto unita a Gesù crocifisso. E in un momento pesante della sua vita, non solo pesante fisicamente, ma anche moralmente. Santa Teresa ha fondato tanti conventi, ha vissuto delle situazioni forti, era una donna forte, una donna coraggiosa, però ha vissuto un momento di scoraggiamento, un momento di debolezza. Gli era capitata anche un piccolo incidente, si era fatta male e soffriva tanto e si lamentava con il Signore, si lamentava con Gesù. E Gesù le parlò e disse: Teresa, perché ti lamenti? E Santa Teresa gli dice: Signore, sto soffrendo tanto, Signore, non ce la faccio più. E Gesù le disse: Teresa, io tratto così i miei amici. E Santa Teresa rispose: ecco perché ne hai così pochi. Comprendiamo bene, ecco, la battuta che Santa Teresa fece, ecco, questa confidenza con il Signore, no? Ecco perché ne hai così pochi. Ebbene sì, fratelli miei, il Signore dona la croce ai Suoi amici. La croce deve essere vista come la possibilità, il luogo di speranza. La croce deve essere vista, la croce che viviamo, anche una croce spirituale, non per forza una sofferenza fisica. La croce deve essere vista realmente come il luogo dove poter sperimentare la presenza del Signore. Tante volte noi chiediamo al Signore di liberarci dalle croci, evidentemente è così e dobbiamo farlo, ma dobbiamo anche chiedere al Signore, dobbiamo soprattutto chiedere al Signore che ci faccia comprendere il senso della croce quotidiana, che ci faccia comprendere il senso di una croce fisica, di una malattia, di una situazione, di un lutto, di qualche situazione drammatica che stiamo vivendo. Ecco, chiediamoci: Signore, insegnami a fare la Tua volontà in questo momento drammatico. Allora sì che la croce, la sofferenza diventa come il gioiello che lo sposo regala alla sua sposa, alla sua amata, proprio perché attraverso la sofferenza, attraverso la croce, possiamo sperimentare di più il luogo della salvezza. Allora carissimi, vivendo queste parole di Padre Pio, vivendo anche noi nella nostra vita le piccole o le grandi croci quotidiane, richiediamo al Signore di farci comprendere tutto il mistero di questa sofferenza, perché possiamo partecipare, ecco, anche alla gioia della risurrezione. A tutti voi auguro una buona e santa giornata.